Questa sera gli occhi del mondo saranno puntati su Londra per una sfida molto più che amichevole tra Inghilterra e Francia. Una Londra che si è tinta di blu, bianco e rosso da diverse ore per dimostrare solidarietà nei confronti dei cugini d'oltremanica. Lo stesso ha fatto anche Wembley, con arco e facciata principale che inneggiano al famoso motto transalpino. Per la prima volta da quando è stato riaperto dopo il rinnovamento nel 2007, lo stadio di concerti e finali vivrà una serata di fratellanza, ma soprattutto di alta tensione, con personale armato e controlli triplicati. Una partita in bilico, ma che alla fine le due federazioni di comune accordo hanno deciso di disputare come segnale importante nei confronti del terrorismo. Stessa sorte, invece, non è toccata a quella di Bruxelles tra Belgio e Spagna, nonostante le attese della vigilia sembrassero rassicuranti. 900 metri, non ho paura, veniamo a giocare una partita, credo che tutto andrà normalmente, non dobbiamo aver paura. Stiamo sicuri noi, credo che... Ma ci sentiamo sicuri, credo che ci sia abbastanza sicurezza, ci troviamo in un paese molto sicuro, come ho detto prima, certo, sensazioni un po' strane, ma credo che siamo al sicuro. Io credo che stiamo molto sicuri. Si giocherà invece ad Hannover una sfida un tempo molto sentita come Germania e Olanda, ma chiaramente stemperata dalle tensioni di questi giorni. Tensioni che Antonio Conte chiede di non diluire. Bisognerà alzare la soglia d'attenzione sotto tutti i punti di vista e soprattutto il tempo non deve far dimenticare che la soglia deve rimanere alta. Anche l'Italia infatti, in occasione dell'amichevole con la Romania, dovrà fare i conti con un Dallara semivuoto e 150 agenti di polizia ai tornelli, prevendita bloccata e misure di sicurezza triplicate anche negli hotel delle due nazionali. I bolognesi non sono ovviamente gli unici a rinunciare allo sport più amato. Già tanti albergatori francesi infatti stanno ricevendo cancellazioni di prenotazioni effettuate in vista degli europei dell'estate prossima. La Francia attende risposte e rassicurazioni in merito all'aumento del budget per la sicurezza e le conseguenti modalità per l'ordine pubblico. In fondo a tutto però non stona la considerazione di Giorgio Chiellini. Speriamo che il calcio, e sicuramente faremo qualcosa anche noi affinché sia un portatore di integrazione. Noi in squadra abbiamo Pogba, è passato anche qualcun altro musulmano, e insomma non è una questione di religione. La storia ci ha insegnato che nelle guerre la maggior parte dei casi la religione è solo un pretesto e gli interessi sono altri. Credo che anche questa volta sia lo stesso, e insomma cerchiamo di portare gioia e aggregazione al mondo che in questo momento sicuramente ne ha bisogno.